stelle nello sport. Tutti in campo per la Gigi Girotti. Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 43esimo appuntamento di questa lunga, lunghissima stagione sportiva che ci vede protagonisti con l'annuario Ligure dello Sport che in queste settimane è stato lanciato in occasione del gran finale di Ocean Race ed è distribuito in tutta la Liguria. Abbiamo con Marco Callai e tutto il team girato nelle province, incontrato i dirigenti, tanti open day, tanti momenti di distribuzione, di incontro, di approfondimento per lo sport. Chi volesse una copia della Bibbia dello Sport Ligure ci deve scrivere alla mail annuario@liguriasport.com. Saremo felici di poterlo far arrivare direttamente a destinazione con una offerta che sarà come sempre dedicata alla Fondazione Gigi Girotti. Intanto siamo già al lavoro per lo Sportability Day. La data è ufficiale, sabato 23 settembre saremo di nuovo alla Sciorba, in una Sciorba rinnovata. MySport sta realizzando il restyling completo del campo da calcio e quindi in un impianto ancora più accogliente, ancora più innovativo, la nostra festa dello sport di tutte le abilità sarà ancora una volta straordinaria. Sabato 23 settembre, fissate la data in agenda, sarà un giorno ricco di esperienze, emozioni, ricco di sport per tutti i ragazzi e le ragazze con disabilità, e quindi iniziate a far girare la voce. Vi aspettiamo sabato 23 settembre alla Sciorba MySport di Genova per la terza edizione dello Sportability Day. E adesso iniziamo il nostro viaggio tra le eccellenze sportive, alcune premiate in chiave Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, ma vi portiamo anche poi al golf di Albisola e in tante altre bellissime realtà della nostra Liguria. È stata una gara emozionante, bella, combattuta nella prima parte, poi devo dire che i ragazzi sono stati eccezionali, complimenti a loro, e non c'è stata storia, abbiamo fatto un bellissimo bis. È stato un risultato storico, perché non mi ricordo che una società civile genovese italiana riuscisse a fare un doppio quarto posto, come ha detto il nostro presidente, nel calcio vuol dire Champions League. Nella scherma vuol dire Coppa Europa. Poi abbiamo avuto la possibilità di raggiungere più finali nazionali, abbiamo potuto anche appunto raggiungere l'obiettivo stagionale con la prima squadra, ossia la promozione in A1, e inoltre abbiamo vinto anche la Coppa Federale, vincendo tutte le partite della stagione, quindi sicuramente stagione incredibile da ricordare, diciamo. Una grande stagione quest'anno, devo dire, abbiamo fatto un mezzo miracolo finale, eravamo penultimi a 3 giornate dalla fine, siamo riusciti a ottenere 2 vittorie e un pareggio che ci hanno permesso di salvarci all'ultima di campionato davanti al nostro pubblico. È stato qualcosa di emozionante e straordinario, assolutamente. Esperienza che consiglio di fare a tutti gli sportivi, stare attenti, cercare di mettere nel mirino questa manifestazione e di lavorare duro per arrivarci. Sì, è stata una piccola parentesi, diciamo, nella nostra stagione. È stata una bellissima esperienza che porteremo sempre, diciamo, nel nostro cuore, e niente, ci siamo divertiti molto. È vero, e abbiamo avuto anche fortuna quest'anno, perché facendo i 130 anni inauguriamo anche 2 campi da padel, il nuovo posteggio che ci sono 60-70 posti auto, e direi che è un'occasione per il centro di Genova e per tutti i soci del tennis club, è un'occasione meravigliosa. Poi una serata che abbiamo prenotato anche il tempo, quindi per i nostri 130 anni è veramente una cosa meravigliosa. Ricordo che 10 anni fa abbiamo festeggiato i 120 anni del circo,
speriamo di continuare così. E dobbiamo dire insomma che è anche un esempio di lunga memoria, perché se pensiamo che nel 1928 proprio qui al Tennis Club si disputò un incontro di Coppa Davis tra Italia e Australia, ecco, credo davvero che questo sia un po' anche un po' un fiore all'occhiello della tradizione di questo di questa realtà. Una realtà fondamentale per il movimento sportivo genovese, ma anche per i valori che porta avanti, anche le eccellenze, perché dal punto di vista del tennis, con la vittoria del torneo FIT 2023, ha confermato ulteriormente il livello tecnico dei propri atleti. Gli eventi, le iniziative, i progetti di Stelle nello Sport sui canali social Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube e Vimeo. Federazione Internazionale ha riconosciuto la nostra capacità organizzativa e ci ha riconfermato per il secondo anno consecutivo questa manifestazione di grande prestigio, che fa un po' da traino per tutto il movimento tennistico ligure. Noi abbiamo dimostrato nel tempo di avere ottime capacità per organizzare questi eventi e ci poniamo come punto di riferimento anche per eventuali manifestazioni anche più importanti. Teniamo tanta l'attività giovanile. È dal 2002 che questa coppa si svolge in Liguria, tra Sanremo e Loano. È un fiore all'occhiello perché nel corso degli anni abbiamo visto qua le migliori giocatrici e coloro che ad oggi sono al top della classifica mondiale, come la Swiatek e tante altre. Quindi è sicuramente una manifestazione che ci inorgoglisce, e poterlo fare in questa splendida location che è Loano e il circolo di Zizzini è un valore sicuramente aggiunto. Cultura e valori dello sport nelle scuole, ma anche prevenzione e sani stili di vita. Tutto su stellenellosport.com/scuola. Quest'anno ho iniziato soprattutto a allenarmi più seriamente e infatti ho fatto le mie prime gare internazionali, come quelle in Olanda e in Inghilterra. Prima di queste gare mi sono molto preparata, sono riuscita a rafforzare la forza fisica e adesso lavoriamo anche sulla strategia per il futuro e farne altre di queste gare. Ma come hai conosciuto il taekwondo? Ho iniziato taekwondo quando ero molto piccola, quando avevo solo 4 anni, e da lì poi mi sono innamorata e ho continuato fino adesso. Ho dovuto seguire anche questo suo passaggio di categoria, mirando e riparametrando un pochettino tutto quello che c'era, con nutrizionista e tutto quanto, quindi abbiamo messo in piedi proprio una struttura fatta anche per gli atleti agonisti. Noi abbiamo sia il taekwondo come parte agonistica, che parte amatoriale, che per bambini, e la parte comunque anche quella di combattimento e anche quella di forme. Abbiamo due ragazzi, dei ragazzi che attualmente che si occupano del freestyle. Uno attualmente è nella nazionale dimostrativa di freestyle e in questi giorni va anche lui al raduno a Formia, al CPO di Formia, per specializzarsi in altre cose che riguardano la parte dimostrativa del taekwondo. Gli eventi, le iniziative, i progetti di Stelle nello Sport sui canali social Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube e Vimeo. Diciamo che la collaborazione dello Special Team Genova, diciamo nato come Anfas Liguria, con il campione Matteo Boff, si colloca appunto dal 2000 e dal 2004 ai Bagni Lido. Lui è stato uno dei primi tecnici che ha capito l'importanza di questa attività in acqua per i ragazzi disabili intellettivi e relazionali, che sono i ragazzi con i quali noi facciamo fare attività sportiva. Diciamo da giugno, poi luglio, agosto potremo fare, diciamo, delle sessioni speciali.
sempre naturalmente a seconda delle condizioni meteo, e quindi anche a seconda delle condizioni meteo diciamo il responsabile del team deciderà che tipo diciamo di sport acquatico mettere diciamo in atto e quindi dove far allenare i propri atleti. Sì, sempre. Quando hai incominciato a provare la tavola? E... di... Mi fa. Molto divertito, Molto divertito, molto stancato? No, assolutamente. Ho ancora voglia di dare di più, spingere di più e metterci la voglia, Dare il tutto e il più. Gli eventi, le iniziative, i progetti di Stelle nello Sport sui canali social Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube e Vimeo. Abbiamo rilevato praticamente questa attività nel 2017, febbraio del 2017, da un ex fallimento della vecchia Filanda. Siamo partiti in 72, giovani e forti, e non siamo morti, anzi siamo andati avanti e oggi siamo 230 soci. 230 soci a cui piace giocare. Come sai, il gioco è gioco, quindi si gioca da 5 a 90 anni e a noi ci piace giocare a 90 anni o dai 70 in su. Parliamo delle nostre attività promozionali. L'ultima di una certa importanza è stata Golf di Carugi del 15 di aprile, e col comune di Savona che ci ha spronato, ci ha invitato, abbiamo fatto questa manifestazione, abbiamo giocato a golf nelle vie di Apia, Piazza Sisto. È una giornata di all inclusive, che è la giornata in cui c'è l'apertura al golf per tutti coloro che non sono normalmente abili. Dovremmo essere alla quarta edizione, non è ancora stata fissata la data, e abbiamo tutte le associazioni di disabili di Savona che partecipano, ed è una giornata sempre molto emozionante. Gli eventi, le iniziative, i progetti di Stelle nello Sport sui canali social Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, YouTube e Vimeo. Sono 40 anni che siamo a Genova, sono dal 1983, li celebriamo quest'anno e siamo orientati essenzialmente al fuoristrada, noi come Motoclub della Superba, e ci occupiamo essenzialmente di trial e motoalpinismo, quindi una disciplina che ben riesce a organizzarsi nella nostra città, nel nostro Appennino e sulle valli a noi limitrofe. Il regalo che si è fatto il Motoclub della Superba quest'anno, in accordo con il Comune di Rovegno, è quello di un'area dedicata alla pratica del motoalpinismo e del trial, grande, una 40 ettari circa. Quindi noi abbiamo in concessione quest'area, abbiamo realizzato un parco trial fruibile da tutti i soci e appassionati per praticare la propria specialità, per imparare, per conoscerla e per amarla. Inoltre ci stiamo accostando a discipline come le moto elettriche, che hanno un impatto ecologico molto gradevole, e quindi facciamo anche un'attività di divulgazione della moto elettrica e della bicicletta elettrica, in modo tale che si possa vedere che sui monti si va col motore a scoppio, ma anche con il motore elettrico, con le biciclette elettriche, e ci si diverte tantissimo. Quindi questa è la nostra missione per questi 40 anni del 2023. Tanti compleanni speciali, avete visto, i 40 anni del Motoclub della Superba, i 130 del Tennis Club Genova, settimane davvero intense per tutto il movimento tennistico del presidente Andrea Fossati, con la Summer Cup a Loano, dove siamo stati ovviamente, come vi abbiamo documentato. Questo e molto altro lo trovate ogni giorno sul nostro quotidiano online liguriasport.com e ovviamente su tutti i canali social di Stelle nello Sport. Vi ricordo, è già iniziato il conto alla rovescia, il nostro prossimo grande evento, lo Sport Ability Day, sabato 23 settembre, ma noi di qui a quella data continueremo ogni settimana a raccontarvi tutte le emozioni dello sport della nostra Liguria e ovviamente online sul nostro portale stellenellosport.com. Buona settimana.